ascoltatore di F1 in generale, ascoltatore di F1 in podcast, buonasera. Come ogni domenica alle 18 siamo qui per commentare le gare sportive, diciamo, di motorsport delle principali categorie. E nell'accompagnarmi in questa chiacchierata, come sempre, c'è Giuseppe. Ciao Giuseppe. Ciao Tommaso, ciao a tutti. Ciao C'è ovviamente Matteo, il nostro esperto di tecnica. Tommaso, ciao Giuseppe, ovviamente ciao Mattia, anche il nostro ospite per questa puntata e tutti gli ascoltatori di Formula 1 in generale in podcast. E ciao Grazie. Ovviamente c'è anche Mattia che è un gradito ritorno per commentare anche la MotoGP che c'è stata anche oggi. Allora, prima di iniziare la nostra chiacchierata sui fatti odierni, credo che sia opportuno che Matteo faccia un breve resoconto della gara, di come sono andate le cose, e poi delle sorprese in positivo, volendo anche in negativo, insomma, perché comunque è stata una gara non troppo movimentata nel suo complesso, però comunque ha lasciato degli spunti di interpretazione interessanti. Prego. Sì, esattamente, Tommaso, come dici tu, è stata una gara molto particolare. Ecco qua, vediamo già la grafica. Vince innanzitutto, iniziamo subito a bomba. Hamilton, 92esima vittoria, diventa il pilota, ed è questa forse la notizia davvero che ha fatto più scalpore, superando appunto Schumacher, diventa il pilota più vittorioso in Formula 1, con una gara davvero gestita benissimo, soprattutto nella seconda fase, dove ha demolito Bottas ed è stata veramente questa. Il plot twist che più ha sorpreso in tutta la gara, perché Bottas era partito davvero bene, e ovviamente quando le gomme medie sono entrate in temperatura, perché dovremmo discutere anche di questo. E nonostante avesse avuto un buon ritmo nella fase iniziale di gara, alla fine poi è crollato. Hamilton, quando l'ha sopravanzato, non ha avuto davvero tantissima performance, prima con le gomme medie e poi con le gomme dure, che il finlandese non è riuscito proprio a stargli al passo. Verstappen, bene ma non benissimo, nel senso ottima la prestazione, un terzo posto solido, ma hanno faticato davvero tutta la gara con le gomme soft. Ed è qui bisogna dare davvero un buon pregio alla strategia che abbiamo visto applicare ieri dalla Ferrari, che seppur a fatica hanno portato Leclerc in P4, e davvero qui viene ancora una volta fuori il talento di questo giovane pilota della Ferrari. Ma anche a fatica hanno voluto rischiare e tentare con Vettel, che poi si è classificato quindicesimo ieri e quindi fuori nel Q2, ma avendo il vantaggio della gomma media, sono riuscite ad avere un passo che gli altri che partivano con gomma rossa non sono mai riusciti ad avere. E questo gli ha permesso ovviamente di sopravanzare e quindi chiudere, se non in posizioni invariate, recuperando tanto, cosa che di solito Vettel faticava molto a fare. E qui si entrerà anche proprio nel discorso dei miglioramenti della Ferrari che sembrano pagare. La parte più, tra virgolette, movimentata e caotica che si è vista appunto in questa gara è stato l'inizio, quando un po' innescati da Max Verstappen e dalle condizioni umide della pista, le gomme soft riuscivano ad avere un grip maggiore, ovviamente. Mentre a differenza di tutto questo, le gomme medie davvero non riuscivano a tenere. E quindi si è avuto un Bottas che era primo e Hamilton che si sono fatti sopravanzare addirittura da Sainz, che era primo alla fine del primo giro, e anche Leclerc da quarto era scalato in ottava posizione. Poi, con l'entrata in temperatura di tutte le mescole, sono riusciti a recuperare. Ma di fatto è stato davvero un caos all'inizio e è piaciuto molto, infatti l'adrenalina è stata tantissimo, poi ovviamente con gli specchi di funzionamento e quindi le finestre di utilizzo ottimale delle gomme, le gerarchie si sono ristabilite, ma non so voi, ma io mi sono davvero tanto emozionato e divertito, soprattutto nelle prime fasi di gara, a vedere una Mercedes che non riusciva a stare in pista ed è stato qualcosa di fenomenale. Per una volta non era solo la Ferrari ad avere problemi di tenuta. E quindi poi, a parte il ritiro di Stroll per un contatto avuto e per ulteriori problemi avuti sulla sua monoposto, il resto della gara è stato pressoché tranquillo. Ma davvero spettacolare è stato l'inizio, proprio col botto e sul bagnato, davvero molto, molto divertente da vedersi. Sì, esattamente, diciamo che le prime fasi sono state molto molto divertenti. È stata la prima volta che la Formula 1 ha corso a Portimão, una pista che comunque noi appassionati conosciamo benissimo, perché comunque le altre categorie ci corrono spesso, e comunque è una pista che ha praticamente solo recensioni positive. Beh, Quindi noi adesso da io voglio... appassionati dobbiamo sapere tutto, dobbiamo essere sul Esattamente, pezzo su insomma, tutto. non possiamo limitare le nostre conoscenze dei Eh no. tracciati solamente alla Formula 1, chiaramente. Però
Però dato che comunque correrà anche la MotoGP quest'anno a Portimao, quello che voglio chiedere è proprio questo: che impressione vi ha fatto non una sessione, non una qualifica, ma una gara in questo circuito? Inizi chi vuole. Beh, allora, secondo io. Me... Vai, allora vai Giuseppe, niente, sul più bello. No, sicuramente è stata, lo diciamo già nelle scorse puntate, è stata una gara incerta. E le gare incerte fanno bene, no, a questa Formula 1 moderna, perché dopo tanti anni dove si è corso in circuiti dove non accadeva quasi nulla, mi viene da dire il circuito di Abu Dhabi, che sì, è suggestivo per il uno dei più bei tramonti del sole, e poi voglio dire, gli artifici alla fine e poi gli artifici finali, oppure mi viene in mente una pista dove non si corre più, come che ne so, Corea o India, piste dove non accadeva chissà che cosa. E questo è un circuito che è stato sì modificato, perché rispetto agli anni addietro, quando si correva insomma negli anni 80, il layout della pista è stato modificato, ma chi evidentemente si è occupato di rendere questo circuito un circuito di valore l'ha fatto proprio con un lavoro, possiamo dire, certosino, cioè quei sali scendi, e poi ce l'aspettavamo in parte, no? Ce lo diceva anche a inizio stagione Mario Isola e l'ingegnerissimo Luigi Mazzola, quei sali scendi e quel rettilineo dove le vetture arrivavano con l'ala aperta quasi a 30 km orari in più rispetto alla vettura che seguivano, e lì hanno messo a dura prova i piloti e le squadre per poter adattare la macchina, le vetture al meglio, insomma, le caratteristiche. In più la pista scivolosa e quel nastro di asfalto nuovo che è stato posizionato proprio in occasione della gara di oggi, una serie di circostanze che hanno fatto sì che questo Gran Premio sarà ricordato, e speriamo, ecco, noi di F1 in podcast, F1 in generale, lanciamo un monito a Stefano Domenicali, gli auguriamo di tenere in considerazione il Mugello, Portimao e anche Imola per il calendario, magari non per l'anno prossimo ma forse nel 2022. Speriamo che ci sia un cambio di passo. Quindi ci auguriamo che il buon Stefano Domenicali, nuovo CEO della Formula 1, possa accontentarci, quindi farci vivere di nuovo queste emozioni. E a proposito di velocità, diciamo, vedrai dopo. Esatto, esattamente. Diciamo, speriamo più che altro che si tenga in considerazione la spettacolarità della pista, più, diciamo, che gli aspetti economici, perché comunque abbiamo visto che quest'anno, diciamo, le due cose non, spesso purtroppo non vanno di pari passo. Mattia, tu invece che impressione hai avuto della pista, insomma, che cosa ci puoi dire a riguardo? Allora, Portimao se da tanto tempo a Formula 1 non ci andava, se non fosse addirittura il debutto, non me lo ricordo, ci è andata invece per... non aveva mai corso, ecco. Se non è mai andata a Formula 1, c'è andata invece per tanti anni in motomondiale. In motomondiale ci è rimasta e ci ha corso quest'anno, come avrebbe dovuto correrci di norma, la Superbike, quindi è un circuito molto conosciuto. Forse per assurdo per le auto è forse migliore che per le moto, perché le moto in taluni situazioni, in taluni passaggi, può davvero essere pericolosa, perché se, facciamo un esempio semplice, in Formula 1 nelle curve in approccio in discesa significa bloccare le gomme, andare dritto, per le moto vuol dire cadere nella maggior parte dei casi. Un esempio simile c'è proprio ad Aragon, dove hanno corso oggi. Adesso, secondo weekend di corsa, non sono caduti molti, ma domenica scorsa proprio in un approccio in una curva con una forte staccata, con una buona pendenza, lì ci sono state cadute. In più nella Superbike quest'anno, nella classe più piccola, la Supersport 300, che ha la stessa cilindrata della Moto3, lì, con il fatto che sui rettilinei la forza della scia porta poi i piloti ad aprirsi a ventaglio, beh, è capitato purtroppo che dei piloti facessero il pelo e il contropelo al muretto dei box, e insomma è un circuito abbastanza pericoloso per le moto più che per le Formula 1, in effetti. Ma poi, anche perché poi quindi tu dici a volte, stavo pensando, prego, ma prego, in discesa,
le moto. Giustamente tu dici, la Ferrari o comunque le vetture di Formula 1 tendono a arrivare facilmente al bloccaggio. Sì. Mentre per la moto, se si impenna troppo, poi dopo non frena più e rischi proprio di cadere. Ma a Portimao non è quasi più pericoloso anche magari quelle compressioni, cioè una volta impostata la curva ci sono proprio quei tratti dove c'è una compressione come se fosse a parabolica scavata. E lì l'assetto conta soprattutto di una moto, cioè come fanno a tenerla davvero in quelle circostanze? Ma allora, più che l'impennarsi, il problema è soprattutto magari con gomma fredda, quindi temperature un po' basse, è che in quei momenti lì tu tocchi il freno della moto, l'anteriore cede e tu cadi. La gestione di queste situazioni qua, come di queste curve particolari, paraboliche, con pendenza, è abbastanza normale nella moto mondiale. C'è Aragon, ne ha due, c'era un tempo, corre ancora la Superbike, Laguna Seca, che c'ha il suo cavatappi. Sono anche abbastanza gestibili. Il grosso problema non è tanto la curva, è proprio il dover andare a pinzare i freni in una situazione di dipendenza. E andare a pinzare i freni in maniera molto forte non è delle migliori. Uno di queste curve qua che hanno questo problema è quello di Laguna Seca, perché si arriva non in discesa, in approccio, si arriva sul piano e poi c'è un cavatappi, il cosiddetto cavatappi di Laguna Seca. Cosa che invece si presenta invece a Portimao e ad Aragon, dove probabilmente vedremo tante cadute. Ecco, io pensavo totalmente il contrario. Pensavo fosse più difficile una curva magari proprio così in parabolica con la pendenza piuttosto che arrivare giù in discesa in frenata, l'esatto opposto. Esatto, un altro punto, adesso chiudo poi, un altro punto dove si viene a creare questa situazione ma non c'è un vero e proprio cavatappi è a Motegi, dove c'è il rettilineo dei box dove corre la Super Formula, che ha un approccio poi in fondo in forte discesa e anche lì è facile che la moto parta, che il pilota o cada o comunque vada molto lungo poi con la frenata. Capito, quindi Portimao la proviamo in pieno come pista e speriamo che rimanga in futuro, quindi vale per soprattutto per la Formula 1, diciamo. Sicuramente. Beh, si spera. Ho capito, allora si spera, vediamo, insomma, speriamo cosa ci riserva al futuro, perché siamo in un periodo di incertezza totale su praticamente qualunque cosa. Tornando un attimo alla gara, non possiamo non ovviamente, diciamo, celebrando la doppietta Mercedes che continua a macinare record e risultati, non possiamo però non far caso anche alla prestazione della Ferrari, specialmente con Leclerc. Diciamo, Matteo ovviamente ha preparato. Prego. C'è una domanda proprio di Vittorio che ci chiede se a un certo punto abbiamo sperato del podio di Charles. Io sinceramente diciamo che sì e no, cioè, la risposta certo sarebbe punto, diciamo, sì e no, ho avuto l'idea sì e no, esatto, quindi diciamo cioè, hai avuto il dubbio, un po' la speranza, comunque diciamo che vedere la Ferrari che dopo questa stagione si avvicina un po' a quelle posizioni, insomma, penso che abbia fatto un po' piacere a tutti quanti. Come ha detto Matteo, ha preparato delle grafiche, insomma, su non solo sulle velocità massime, ma comunque diciamo ha analizzato nello specifico come la Ferrari ha preparato il weekend e come ha ottenuto una prestazione in positivo, diciamo inaspettata, anche su una pista che comunque è una pista completa. Esatto, perché è una pista che potenzialmente la si può paragonare in un certo senso anche un po' a Spa, concordate con me, tratti di alta velocità, sali e scendi continui, cambi di dislivello, quindi davvero una delle piste più complete che si addice alla Ferrari fino al 2019, ma la Ferrari del 2020 ha dimostrato che su questi tipi di piste fa davvero fatica. E nonostante abbia avuto delle velocità non particolarmente significative, infatti se dobbiamo trovare le velocità dei due piloti Ferrari dobbiamo andare in fondo, come vediamo qui nella grafica, proprio nella parte bassa. Mentre altri piloti come Perez e Sainz hanno davvero, con l'effetto scia, come diceva benissimo prima Giuseppe, sfruttato tantissimo la potenza del motore e le scie che si generano col DRS, e si sono viste velocità di punta come 340 e 341, quindi roba da staccata in prima curva a Monza, per farci un'idea delle velocità che si possono raggiungere, ovvio, con o meno l'effetto del DRS, ma qua dobbiamo anche considerare che il carico era quasi massimo, quindi davvero le vetture andavano fortissime, e lo si vedeva anche da gli effetti scia che si vedevano anche sul retro delle ali, proprio a dimostrazione di quanta aria spostassero queste appendici.
Quindi vedevamo che appunto le vetture che hanno chiuso davanti hanno mediamente avuto velocità di punta più basse, ovviamente anche perché erano distanziate le une dall'altro in modo molto maggiore. Vediamo. Ma la cosa particolare... Sì, esatto. Ma la cosa che davvero mi ha stupito è vedere come, con poca differenza di velocità, comunque la Ferrari di Charles riuscisse ad avere un passo simile a tratti anche con quella di Valtteri Bottas in generale, comunque di Mercedes e anche Hamilton. Quindi non solo il motore riusciva a erogare velocità, che comunque è limitata a quella che può fare, ma in generale riusciva anche a dargli carico e velocità nei tratti più guidati, questa monoposto. E questa è la cosa che più incoraggia. Ed ecco, torna al sì e no, cioè sarei anch'io stato ottimista nel vedere, come tutti penso, cioè siamo tutti ferraristi nella maggior parte dei casi, quindi saremmo sadici a dire che non vogliamo vedere una Ferrari sul cavallino. Però forse vederla subito, dopo così poche giornate di sviluppo come sono stati questi ultimi Gran Premi, sarebbe stata forse una mazzata ancora troppo grande per Sebastian e avrebbe sminuito il lavoro che Sebastian ha fatto, perché che la Ferrari è migliorata quasi più che dal quarto posto di Charles, che è già stato in grado di portarlo a casa, se non addirittura arrivare a podio. Vettel non ha faticato forse per la prima volta a fare sorpassi e ha chiuso forse meglio di quanto è partito, una delle poche situazioni, ed è forse da qui che si vede appunto, come diceva Mario, che bisogna stare zen e col tempo aspettare perché i risultati possono arrivare. E quindi questa secondo me è la massima spiegazione. I risultati che la Ferrari sta avendo sono il frutto di pacchetti, soprattutto aerodinamici, che stanno dando i loro frutti. Concordate con me? Opinioni? Qualcuno che mi deve maledire per quello che ho detto? Io volevo solo aggiungere il discorso che finalmente gli sviluppi portati dalla Ferrari in questa gara hanno portato a dei quindi miglioramenti. Perché, ma consistente. Sì, perché c'era il diffusore che era a quanto pare progettato in ottica 2022, quindi vuol dire che la Ferrari, come diceva anche Mattia Binotto al termine della corsa, ha intrapreso una giusta strada per cercare di essere almeno seconda, terza forza nel 2021 e poi iniziare da capo con il regolamento sportivo e tecnico da zero nel 2022. Quindi tutto questo fa ben sperare in ottica anno prossimo. E tra l'altro stavo dando anche uno sguardo alla classifica costruttori. È vero che chi quest'anno si classificherà nelle parti più indietro nella classifica e quindi potrà agevolarsi di ore in più in galleria del vento. Con questo non voglio dire che la Ferrari spera di piazzarsi nel risultato finale ottava, nona o settima, però voglio dire anche perché purtroppo non è che siamo tanto lontani, Vabbè, però dico che questa prestazione, la prestazione di Portimao, fa ben sperare il futuro, perché Ferrari minimo può portarsi con 93 punti a giocarsela fino in fondo con la Racing Point, che attualmente occupa la terza piazza nella classifica costruttori. Racing Point è terza, e poi c'è McLaren, Renault, tutti molto attaccati, quindi voglio dire, questo fa ben sperare per il futuro. Anche perché la Racing Point in teoria sarebbe la Mercedes dell'anno scorso sotto molti punti di vista, quindi in un certo senso anche con un'auto, un progetto che sulla carta e anche in pratica è risultato fallimentare sotto molti aspetti, col lavoro appunto che stanno facendo a Maranello stanno ottenendo risultati che li porta ad avvicinarsi molto a un concept car del 2019 così vincente. Sì, esattamente. Esattamente, quindi insomma diciamo che hanno anche fatto un passo indietro nel cercare delle soluzioni che in passato avevano funzionato, perché comunque diciamo la 2020 è uno sviluppo della 2019, quindi si può anche fare un passo indietro per fare in realtà magari come hanno dimostrato. Diciamo queste cose sì. Qua poi nell'ingegneria insomma è tutto quanto un mondo a sé stante, che ha anche delle leggi un po' particolari, un po' strane, ecco. Penso sia leggi di budget e bilancio, e anche per quanto riguarda proprio
forse il far lavorare bene in sintonia dei pezzi, perché magari dei pezzi che funzionano nel 2019 non possono non funzionano col concept del 2020, ma potrebbero essere innovativi e rivoluzionari per la vettura del 2021. Quindi è vero, non bisogna mai dire la tecnologia passata l'accantoniamo e fa storia, no, perché magari potrebbe tornare utile per degli sviluppi successivi. Quindi è vero, dal 19 al 20 c'è stato comunque uno sviluppo, un salto di qualità, il 20 invece sul 21 saranno molto più simili, e se stanno iniziando a lavorare bene, come dici tu Tommaso, c'è ben da sperare, col motore che si spera torni davvero alle sue originarie cavallerie e potenze. Esatto, come è giusto che sia. Io direi di passare un attimo al discorso MotoGP, in modo tale da poter anche comunque commentare un mondiale che è molto molto più incerto e per certi versi anche molto più divertente di quello di Formula 1, perché comunque diciamo, io ho avuto, guardando la gara di oggi, ho avuto l'impressione come innanzitutto finalmente Honda abbia imparato a fare una moto che va bene per tutti quanti i piloti. Questa è la prima cosa che ho notato, nonostante diciamo, i risultati. Il bello della diretta. Esatto, infatti. Comunque, prendo io un attimo. Tommaso, sei saltato completamente. Scusatemi, ricominciamo. Scusate, infatti, purtroppo è un problema che ho qua. Dicevo, è un mondiale molto più incerto rispetto a quello di Formula 1, diciamo sul padrone, perché comunque Marquez a quanto pare rimarrà fuori fino a fine anno, esatto. A meno che non ci sia una seconda, terza. A meno che non ci sia un terzo ritorno. Vai. Marquez non tornerà, questo è poco ma sicuro. Perché sia le parole prima di Bradl ieri, che ha comunicato la definitiva nomina come pilota ufficiale per il 2020, e in più non arrivano le parole di Honda che non chiudono definitivamente a una terza operazione per Marquez, che evidentemente ha dei problemi nell'uscire da questo infortunio. Probabilmente la strada scelta da Marquez, cioè di riprendersi naturalmente dall'infortunio con la ricostituzione naturale del corpo calloso dell'osso, non sta andando bene. Probabilmente non si sta ricostituendo, si sta ricostituendo male. Quindi sicuramente Marquez non ci sarà. La lotta è, nonostante queste due prove di Aragon abbiano aperto di più a un ritorno di Mir, non hanno comunque ancora del tutto chiuso la faccenda campionato, perché Quartararo alla fine è riuscito sempre a essere abbastanza avere risultati in continuità di risultati, scusate, ho dei problemi. Una continuità come di tutti. Risultati, esatto. Una continuità di risultati. Io ho problemi che permette esatto, quindi comunque, ognuno continuità, dicevo, Mir riesce, Quartararo riesce a avere una continuità di risultati che gli permette di andare avanti a sperare senza problemi in questo mondiale. Nella classifica generale il vero cambiamento, la vera novità è Morbidelli, che ha vinto quella gara di oggi e che dopo aver fatto delle gare in cui si diceva che ormai lui era fuori dal mondiale, riesce in questo modo a rientrare in lotta, perché si prende la quarta posizione del campionato, spodesta dalla quarta posizione Dovizioso, che scende a 28 punti di distacco da Mir, di fatto, meno di davvero dei miracoli nelle tre restanti prove del mondiale, ovvero due a Valencia e la finale a Portimao, dovrebbe a quel punto dire addio alle sue speranze mondiali e fa rientrare di fatto Morbidelli. Di buono c'è anche Vinales, che tutto sommato sta tenendo botta e sta indovinando le partenze, che sono il suo più grande crucio, e sta di fatto facendo delle buone gare. Sì, esatto, è quello che penso anche io. Io credo che, come hai detto tu, diciamo, ormai Dovizioso, a meno di che clamorosi colpi di scena, ormai è fuori dalla lotta per il mondiale.
Quello che io diciamo, ho pensato è che per tanti anni abbiamo... esatto, è un peccato perché comunque diciamo negli anni in cui Marquez c'era e dominava dicevamo sempre se non ci fosse Marquez Dovizioso vincerebbe questo mondiale, ma adesso che non c'è Marquez l'anno perché che Dovizioso ha la prova, che ha la possibilità mondiale? Esatto. Perché adesso che non c'è Marquez il problema prego. Che ha Dovizioso non è tanto... Cioè, da una parte la moto, perché la moto è una moto buona, perché Ducati è una moto buona di fatto, perché da quando hanno, anni fa, intorno al 2015, aggiustato il problema della difficoltà di gestire la moto, perché era una moto che impennava, non teneva, era aggressiva, insomma era difficile da gestire, era più simile alla Honda di adesso. Da quando hanno sistemato questo problema, le varie Desmo 16 sono sempre state delle moto ottime. Quest'anno però soffrono particolarmente il cambio di gomma che c'è stato quest'anno, e con il cambio di gomma fanno fatica a gestire le gomme in alcuni circuiti in temperature particolarmente basse. Ad Aragon settimana scorsa c'erano delle temperature davvero particolari, 10 gradi al mattino nelle prove libere, le Ducati, nessuna esclusa, né le due ufficiali né le quattro dei team clienti, riuscivano a fare delle buone prestazioni, perché andavano, non c'era verso di portare in temperatura le gomme, e quindi nell'FP1 di due venerdì fa non sono letteralmente neanche scesi in pista, e ovviamente questo poi si ripercuote. Ovviamente poi su Dovizioso non c'è solo quello, c'è la situazione che è uscita sempre nello scorso weekend dopo le qualifiche di essere un separato in casa che non si è lasciato neanche, non si sta lasciando neanche nei migliori di modi, perché sia per motivi principalmente caratteriali, sia di Tardozzi, team manager, che Dall'Igna invece direttore tecnico, sia proprio invece il carattere di Dovizioso. Quindi tutte queste cose qua non stanno sicuramente aiutando un Dovizioso che in una situazione con una moto che si adatta meglio alle piste e un ambiente un po' più rilassato ha fatto vedere quello che ha fatto vedere negli ultimi 3 anni. Ho capito. Diciamo che è un peccato appunto, perché comunque era quest'anno forse era l'occasione più grande che aveva a disposizione. Sicuramente, e adesso per dire l'ultima cosa, entrare un po' magari nel racconto della gara, oggi si è visto tutto il suo problema magari emotivo, caratteriale. Si era arrivato al punto di raggiungere Quartararo, che stava navigando intorno, adesso vado a vedere la classifica perché ricordarseli tutti è un po' difficile, intorno all'ottava posizione, quindi era nono. Al momento in cui stava per andare ad attaccare Quartararo ha subito il sorpasso di Aleix Espargaró, e da lì è stato un crollo totale nelle prestazioni che lo ha portato a chiudere la gara in terz'ultima posizione, che non è assolutamente una posizione che ci si aspetta Dovizioso, superato soprattutto infine da Stefan Bradl, che è il collaudatore di Honda, neanche un pilota ufficiale. Ho capito. Parlando proprio di Honda, prima che avessi problemi tecnici, ti avevo chiesto, ti avevo parlato del fatto che Honda finalmente è riuscita a fare una moto, ad adattare una moto a tutti gli altri piloti, e quindi chiaramente il talento anche di Alex Marquez, comunque campione del mondo Moto2, comunque non è un pilota, diciamo che è l'as per il cognome, è un talento che sta uscendo fuori, indipendentemente da come poi è comandata la gara. Allora, sicuramente... ma non aspettiamoci, almeno parer mio, a meno che Marquez adesso in una situazione, nella situazione peggiore che si può creare, Marquez non rientri, non riesca più a replicare le prestazioni che lui ha sempre fatto, ma se appena riuscirà a replicare queste situazioni, la moto tornerà a essere fatta in tutto e per tutto per Marc Marquez, per forza di cose, perché poi ha anche firmato un contratto a lungo termine, che quindi la Honda lì gli ha fornito la sicurezza di avere la moto fatta per sé. Di sicuro adesso la moto è stata, ci hanno messo un po', hanno dovuto lavorarci molto, ma è stata adattata per una guida un po' più, più che una guida, per avere un comportamento stesso della moto molto più stabile. Gli hanno alzato il posteriore, alzare il posteriore della moto significa dargli più stabilità. E per far passare l'idea, lo spiegavano ieri i vari tecnici, anche degli articoli che sono usciti che lo spiegano, comunque
le moto, il posteriore delle moto si alza di qualche millimetro per andare ad aggiustare il comportamento in base alle piste e magari la differenza è sempre di qualche millimetro tra pilota e pilota. Dalle voci che giravano nel paddock della MotoGP ieri, cioè prima delle due tappe di Aragon, la Honda ha alzato la moto di più di 5 centimetri. Questo per farsi capire come Marquez sia l'unico che riesca a portare in pista questa moto qua, a tenerla stabile. E Alex Marquez, secondo me, il grande passaggio, cioè lui è arrivato adesso a fare così bene perché gli hanno alzato la moto, e questo serve a qualsiasi pilota umano, diciamo così. Infatti anche Nakagami è uscito con la sua bravura. E B, perché Marquez, il fratello, gli sta davvero passando tanti trucchetti, consigli e così via, perché il fatto di partire con la gomma dura al posteriore in una pista come Aragon, che fa fatica sotto certi aspetti, impegna molto l'anteriore e lo fa dare meno difficoltà, più difficoltà, scusate, nel portarsi in temperatura e dare grip, è stato un consiglio di Marquez, che gli ha detto: monta quella gomma lì e comportati in questo modo. Poi non ha funzionato perché Alex Marquez è caduto, ma stava facendo una signora gara e si era messo negli scarichi di Mir, che poi è arrivato terzo. Quindi Marquez stava facendo tanto bene. Nakagami, un altro molto sfortunato, qua ad Aragon poteva fare tanto bene perché la moto è migliorata, lui ha sempre fatto molto bene nelle seconde prove, quando si è corso due volte sullo stesso circuito, così è stato in Austria, così è stato a Erez, e invece, vabbè, peccato per lui, stava dando davvero un ritmo forsennato nelle prime curve e l'ha pagata, perché una chiusura anche lì dell'anteriore, probabilmente non ancora troppo caldo, lo ha eliminato dalla gara. Ho capito. Grazie per la spiegazione esaustiva sulla situazione attuale in MotoGP. Comunque, diciamo, fa piacere avere comunque a disposizione, appunto, perché comunque ci spieghi anche cose che magari dall'esterno non si riescono a capire molto bene. Quindi, insomma, ti ringrazio a nome di tutti quanti. Detto Beh, io questo, spero di abbiamo avuto riuscirci. Il piacere, tramite Giuseppe. Grazie. Tramite Giuseppe abbiamo avuto il piacere di essere presenti alla Mille Miglia, quindi adesso, insomma, vorrei che ci raccontasse un po' qual è stata la sua esperienza. Comunque, abbiamo delle foto che adesso sicuramente state vedendo dell'evento storico, e quindi appunto Giuseppe lascio a te la parola per raccontarci quello che hai visto. Sì, è stata la 38ª edizione dell'era moderna della Mille Miglia, che quest'anno ha voluto omaggiare Brescia due volte, sia perché l'inizio e la fine della gara era proprio lì nella città di Brescia, città dove è nata la Mille Miglia, ma anche perché nel logo era ben presente la vittoria alata di Brescia, il simbolo di Brescia. Le immagini che vedete scorrere sono quelle che abbiamo scattato a Siena, a Piazza del Campo, che è una tappa fissa per la corsa d'epoca, e quest'anno, diciamo in modo tutto eccezionale, vi era un tricolore posizionato in Piazza del Campo, quindi le vetture non sostavano sul prato verde sintetico come ogni anno, ma sui colori della bandiera italiana. Ecco, questo un po' sa di romantica, no? Dopo tutto quello che stiamo vivendo in questi mesi, in questo 2020. Mille Miglia che si è svolta con rigide regole dal punto di vista della prevenzione per via del Covid, tant'è vero che diciamo che sono stati ridotti sia il numero dei partecipanti, i convogli erano di meno rispetto a quelli che hanno partecipato nelle scorse edizioni, non solo però diciamo a causa del Covid, ma anche perché Mille Miglia quest'anno ha voluto creare una selezione più ferrea per la partecipazione delle varie vetture.
è stato fatto un controllo molto molto più serrato sui requisiti di accesso e quindi sulla anche autenticità, no, delle vetture che hanno preso parte. Tra l'altro è stata una gara particolare questa, perché fino all'ultimo, cioè fino al giorno in cui c'è stata la conferenza stampa di indizione a cui ha partecipato anche Fabio Tavelli di Sky, non si sapeva se la Miglia Emilia potesse prendere il via quest'anno o no, perché la prefettura e gli organi di governo di Brescia mostravano qualche perplessità. Poi per fortuna si è riusciti a partire, quindi fino all'ultimo c'è stata un po' di diciamo di c'era di, bisogno di capire, perché alla fine questo è di capire c'era bisogno di capire per partire o meno, come ecco per lanciare una citazione nota in questi però devo dire che nonostante tutto tutto si è svolto secondo praticamente i piani. E poi voglio sottolineare una cosa: quest'anno proprio a causa del Covid la Miglia Emilia è stata posticipata, no? al mese di ottobre, di solito si tiene a maggio. E questo ha reso questa corsa ancora più unica nel suo genere, perché le condizioni atmosferiche, soprattutto quelle di ieri, della mattinata, quando le vetture hanno attraversato la terza tappa che da Roma le portava a Siena e fino a Parma, erano molto molto al limite. Io vi posso documentare per certo che c'erano alcune vetture incidentate. E questa è una cosa un po' rara, no? Perché si sa che adesso la Miglia Emilia non è la corsa che si disputava ai tempi di Enzo Ferrari, cioè sì, è una gara a tempo, ci sono dei punti, però è chiaro che i piloti guidando macchine di un tempo non cercano di spingere la propria limite, quindi alla fine non è altro che una revocazione d'epoca. Ma quello che mi ha colpito era come hanno fatto i piloti a guidare queste vetture in condizioni con quel limite. Io nell'arrivare a Siena stavo quasi per fermarmi sulla piazzola d'emergenza, perché c'era pioggia e vento incessanti, cioè non si riusciva a vedere la strada, e quella era la strada che avevano fatto i corridori per arrivare a Siena. Quindi è stata una Miglia Emilia molto molto particolare. Però comunque resta il fascino, no? Da pelle d'oca quasi, perché queste sono opere d'arte, le vedete in sovraimpressione. Tra l'altro c'è stato anche un articolo che è pubblicato sul nostro sito del Funi in generale, le vetture più iconiche, ecco, voglio dire, è un'esperienza che consiglio a tutti di andare a vedere. Chiaramente per parteciparvi ci sono dei requisiti molto particolari, anche dal punto di vista economico, che macchina noi comuni mortali non possiamo permettere. Però la macchina è un bello scoglio. Infatti, e qui stiamo parlando di auto che costano anche dai 200.000 a 300.000, se non qualcosa in più rispetto anche ad una Ferrari moderna, ecco. Per parlare anche di Ferrari, la Ferrari quest'anno ha voluto, come ogni anno, omaggiare Miglia Emilia con Ferrari tributo Miglia Emilia, e ha fatto sfilare le vetture di ultima generazione, quindi la 458, 488, diciamo la 430, tutte le vetture diciamo storiche del reparto, possiamo dire, GT, no? della scuderia di Maranello. E era presente come ogni anno la famosa Mercedes alata, no? Vogliamo dire la madre dell'attuale dell'attuale safety car, no? Che dovrebbe aprirsi come ali di gabbiano, se non erro, no? L'attuale vettura che di Formula 1 che la Mercedes utilizza, e diverse Porsche, tantissime Fiat, è il numero più alto quest'anno di Fiat, molte Alfa Romeo, e quindi parecchie anche Aston Martin. E tra l'altro, per chi volesse, ecco, c'è un articolo dedicato sulle vetture storiche sul sito, come vi dicevo prima. Ultima cosa, una cosa che mi fa molto piacere, è che la società che gestisce la Miglia Emilia vuole candidarla a patrimonio dell'UNESCO, quindi questa è davvero davvero una cosa
molto molto romantica, perché significa che un patrimonio, ecco, storico culturale italiano con le miglia può accedere a quello che è un requisito di lusso, possiamo dire, no? Perché comunque la Mille Miglia è storia anche dell'automobilismo italiano. E vi mostro in chiusura il pass media che mi hanno dato dopo una serie di controlli anti-Covid, misurazione della febbre, consegna della certificazione. Chiaramente era tutto un po' ristretto, come vi dicevo prima, il pubblico non poteva entrare in Piazza del Campo, ma solo diciamo rimanere fuori, potevano entrare solo gli addetti, quindi noi della media, poi i fotografi e i responsabili dell'evento, ovviamente anche i piloti. E sull'aneddoto foto ce n'è stato, di argomenti. Si possono fare, non si possono fare, chiacchierate sì, infinite. Da parte di Mille Miglia a poter utilizzare le foto sui nostri canali social, quindi anche sul sito, perché inizialmente proprio per il Covid hanno ridotto tantissimo l'ingresso ai fotografi e possiamo ritenerci noi di F1 in generale fortunati per aver ricevuto l'accredito, perché comunque è stato solo presentato ad pochi eletti. Quindi ringraziamo noi Mille Miglia per averci fatto vivere questa esperienza che a mio avviso è stata davvero indimenticabile. Grazie Giuseppe, sei stato veramente molto molto esaustivo, insomma sicuramente sarà stata una bella esperienza, soprattutto rivedere tutte quelle automobili d'epoca, insomma. Detto questo, noi siamo in chiusura. Esatto, ha fatto molto più scenografica come situazione. Detto questo, siamo in chiusura, io ringrazio Mattia per aver dato il suo contributo parlando della MotoGP, grazie Mattia. Grazie Tommaso e alla prossima puntata. Grazie a Matteo. Grazie a te Tommaso, è stato un piacere come sempre parlare qui con voi. E grazie anche a Giuseppe per non solo per aver partecipato alla puntata, ma anche per averci raccontato la sua esperienza alla Mille Miglia. Sì, io volevo salutarvi e salutare tutti coloro che ci stanno ascoltando con quello che poi è diventato oggi, no? Abbiamo saputo delle restrizioni ancora di più del governo proprio per la pandemia che stiamo vivendo, per la seconda ondata. Imola, la questione Imola, diciamo che noi ci auguriamo che ci siano delle deroghe, cosa molto difficile, però pare che il Gran Premio a questo punto si debba tenere a porte chiuse, e quindi questo a mio avviso è un po' un duro colpo, no? Per tutti gli appassionati che non solo avevano acquistato il biglietto, ma che comunque ci tenevano tantissimo ad assistere al Gran Premio in questo circuito che è iconico, no? Un po' per la Formula 1 e mancava dal 2006, quindi speriamo in parte che ci siano delle deroghe, ma credo che la questione sia molto difficile per i 3.000 tifosi che avevano acquistato il biglietto, quindi ci lasciamo un po' con l'amaro. Esatto, purtroppo credo che esatto, però diciamo che comunque è stato un interrogativo che ci siamo posti un po' tutti quanti noi, chi vi terremo aggiornati ovviamente sul sito di f1ingenerale.com, però diciamo ci teniamo a dirvi di non porre troppe speranze nella deroga per Imola, perché è molto 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 difficile immaginare una cosa di questo tipo. Detto questo, la puntata finisce qui, tra poco questo episodio sarà disponibile su YouTube, su tutte quante le piattaforme di podcast. Noi vi ringraziamo per l'ascolto e l'appuntamento è a domenica prossima per commentare il GP di Imola. Arrivederci a tutti.